Quando Caricat, l'arma di cavalleria, è tornata a Torino per festeggiare, dal 20 al 22 maggio, il 43esimo raduno nazionale. Alza bandiera! Nata nel 1668 in terra sabauda, con i reggimenti di Casa Savoia, Dragoni di Sua Altezza e Dragoni di Madama Reale, la moderna cavalleria ha aperto il suo raduno in Piazza Castello con la cerimonia dell'alza bandiera e a seguire l'inaugurazione del villaggio della cavalleria. Pomeriggio, davanti a Palazzo Madama, la fanfara a cavallo, in alta uniforme e con il caratteristico copricapo, ha dato un saggio delle sue qualità musicali. Veicoli militari del passato e moderni, i 12 stand del villaggio allestito in Piazza Castello sono stati meta di appassionati e curiosi che hanno potuto trovare tutte le informazioni sulle attività della cavalleria. È ormai una tradizione per i raduni di cavalleria inserire nei programmi un momento culturale. Non è che nella sala conferenze del Museo del Risorgimento, la cavalleria ha poi organizzato un convegno sul contributo ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Nell'occasione è stata presentata anche l'edizione aggiornata di Caricat, curata dal generale Rodolfo Puletti e da Mario Falciani. La mattina di sabato, tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, è di nuovo il momento della fanfara a cavallo. Numerosi i pezzi del repertorio, dove non manca la marcia trionfale dell'Aida. Del raduno c'è spazio anche per un importante appuntamento sportivo. In Piazza d'Armi, la scuola di applicazione dell'esercito è stata sede di un concorso ippico nazionale, in omaggio al sistema naturale di equitazione ideato nel 1902 a Torino dal capitano Federico Caprilli. Ma non si tratta solo di puro agonismo. Il concorso è anche occasione per toccare con mano i veri protagonisti del raduno, i cavalli dell'esercito. Nel perimetro del maneggio ha inizio uno dei momenti più attesi, il carosello storico equestre del reggimento Lancieri di Montebello.
La domenica, ultimo giorno di raduno, si apre con una messa in suffragio ai caduti, celebrata nella chiesa di San Lorenzo. In piazza San Carlo ancora una volta riecheggia il Caricat. Dopo l'arrivo del medagliere e della bandiera di guerra, le truppe schierate sono passate in rivista dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Giuseppe Valotto. Un cavallo senza cavaliere e l'omaggio reso dall'arma di cavalleria alla memoria dei caduti. Le truppe davanti all'autorità. I reparti del Nizza Cavalleria, dei Lancieri di Montebello, del Reggimento di Artiglieria a Cavallo di Milano e del 4 Reggimento Carri raggiungono così Piazza Castello, seguiti da oltre un migliaio di radunisti. E dal trotto di tutti i cavalli.